Benvenuti, buonasera, sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Un'altra bellissima puntata nella casa degli imprenditori. Restart, per una ripartenza da questo periodo di acque inesplorate, per far conoscere nuove realtà, nuove imprese, nuove opportunità di sviluppo e di rilancio. La passione e il futuro. Siamo a parlare di tecnologia, siamo a parlare di meccanica, di industria, di territorio, di imprenditori e di nuove realtà. E questa sera avremo una bellissima nuova realtà del territorio. Buonasera Ilda. Buonasera Maurizio, buonasera a tutti i nostri cari telespettatori. Hai detto bene Maurizio, parleremo di tecnologia. Questa sera abbiamo ospite in studio un'azienda che si occupa di connessione tra imprese e l'azienda è Matchcraft SRL. Diamo il benvenuto al nostro ospite in studio, grazie, presidente e CEO, dottor Andrea Gilberti. Che brava, è brava la Ilda, Devo dire Ilda che però ha grande riscontro sui social dell'altra puntata con NX, sei stata veramente apprezzata, veramente puntata molto particolare. Ho ricevuto tanti messaggi tra l'altro, bene, sia per te che per gli ospiti in studio, che ci hanno fatto tanti complimenti. Grazie Ilda, grazie, però torniamo col faro sull'ospite di questa sera. È una bellissima realtà, ci tenevo tantissimo ad averla ospite a Restart perché è il simbolo di quello che è la gestione dei dati applicata al fatturato. Io sono un po' volgare, parlo sempre di fatturato e di ripresa per le imprese. Certamente. E queste soluzioni che ci darà adesso l'amico Andrea ci dirà che il futuro è la gestione dei dati, vero Andrea? Dei dati, esattamente, perché Matchplat fondamentalmente è una, oggi direi una piccola media impresa che sta crescendo perché è nata come startup pochi anni fa nel 2017, oggi siamo una quarantina di persone, circa 60 a fine anno, quindi siamo in un percorso di crescita e ci occupiamo proprio di quelle che sono le business information, quindi il mercato dei dati applicato appunto al mondo delle aziende che operano nel B2B proprio per aiutarle a sviluppare nuove relazioni di business. Allora, per chi ci sta seguendo, B2B, relazioni tra aziende, quindi io azienda cerco un'altra azienda, questa è la soluzione, ma mi ha sorvolato velocissimamente su due domande che volevo fargli fondamentali. È quanti siete? 40. Una quarantina, esatto. E però entro il 2021 sarete? Una circa 60 persone. Cioè, adesso io vorrei soffermarmi su questo aspetto. 20 figure professionali di alto livello che vengono assorbite da un'azienda. Questi sono i segnali di Restart. Questa è la ripresa. Questa è l'opportunità che dà una startup nata nel 2017 e che porterà le sue collaboratori, collaboratrici a 60 persone. Un gruppo di 60 persone, insomma, non è una piccola realtà. Noi iniziamo, diciamo, ad avere una struttura da piccola e media impresa con poi tutte le sfide che la piccola e media impresa vuole e deve fare per crescere. Vi conosco, vi ho visti quasi, adesso posso dire quasi nascere, sì. Posso direi proprio di sì. Sì, vi ho visti quasi nascere. Pochi. Eravate in pochi, però la mia passione per voi è perché tanti giovani donne, tanti giovani uomini, tutti laureati. Tutti con grandi professionalità. Sì, diciamo che abbiamo un'età media abbastanza bassa, ovviamente man mano l'azienda cresce, man mano abbiamo bisogno anche di una certa seniorship e quindi anche di persone diciamo con un po' più di esperienza, però l'età media in Matchplat oggi è circa di 30 anni, quindi un'azienda giovane. Un'azienda giovane, dinamica e... Lo dico per tutti, la Ilda, non dirò mai l'età della Ilda, capito? Chi mi sta ascoltando perché siamo... Dove siamo? Su Sky? Siamo su Sky. Canale 810. E streaming su tutti i device, come sono bravo a dirlo, su www.ueltv.eu e poi la diffusione sui social, che è molto importante. Assolutamente. Soprattutto per il mestiere che fa la Matchplat. Esattamente. Però mi soffermo ancora su questo aspetto qui che ha detto Andrea, perché ha detto mi serve anche una certa seniority, cioè l'importanza dell'esperienza e del coinvolgimento della formazione delle persone, perché la condivisione delle informazioni fa crescere poi l'azienda. Quindi è vero le competenze di base di alto livello dal punto di vista
formativo, quindi universitario, quindi master, eccetera, ma serve anche l'esperienza del, aperte e chiuse virgolette, del marciapiede, dell'esperienza vissuta che va poi condivisa e trasmessa, vero? Ma condivido assolutamente. Diciamo che noi siamo in un mercato molto nuovo e quindi abbiamo una tipologia di competenza, soprattutto in ambito tecnico, dove richiede di fatto delle persone giovani, perché le tecnologie che usiamo sono giovani, ma dall'altra parte abbiamo tutte le sfide che hanno qualsiasi tipologia di impresa, che va dalla manifattura tradizionale a quella un po' più innovativa, ai servizi e via dicendo. E quindi la seniority è sicuramente un aspetto estremamente importante. Quindi io sono un'impresa del territorio che ha un problema, quasi tutti hanno un problema, ma questo ce l'hanno tutte le imprese. Ho fatto una grande invenzione, Ilda, questo bellissimo aggeggio qua mi farà fare un grande fatturato, ma adesso devo venderlo. Esatto, devo trovare a chi venderlo, contatti e raccolta dati. Ma non ho abbastanza denaro per assumere subito un export manager. Le fiere non riesco a trovare fondi per... Poi veniamo da questo periodo di questa brutta parola che si chiama pandemia, e quindi le fiere sono saltate tutte. Come posso fare io per vendere il mio aggeggio che ho qui in mano e trovare qualcuno che me lo compri? Beh, diciamo che colgo l'occasione della domanda per spiegare un po', bene, diciamo, a 360 gradi che cos'è Matchflat e che cosa offre. Di fatto, come dicevamo prima, partiamo dal concetto che Matchflat lavora in quelle che sono le business information, quindi il mercato delle informazioni. Vediamo commerciali. Vediamo il tuo sito, eccolo qua. Esattamente. Mercato delle informazioni commerciali che partono di fatto da un database dove all'interno abbiamo tutte le aziende attive in tutto il mondo, quindi 300 milioni di aziende circa, per dare un numero, in 196 paesi. A queste la sfida importante è quella di capire che cosa fanno queste imprese, e spesso questa attività che porta un database a diventare una ricerca di mercato viene fatta manualmente con delle figure che professionalmente vengono chiamate data analyst, quindi una professionalità, una persona individuale che a mano guarda i siti internet di ciascuna impresa e capisce se l'impresa è in target o meno a quello che a me serve, che collegandomi un po' all'esempio che facevi prima può essere un distributore piuttosto che il cliente finale adatto per l'aggeggio. Faccio un esempio un po' più pratico per capire quello che ci sta dicendo, che è bellissimo. Una volta c'erano le pagine gialle e Europages, in cui c'era Europages, poi siamo passati alla ricerca su internet dei miei corrispondenti, ma la marea di dati e di aziende, e quali scegliere, e quali andare a trovare che siano conformi al mio aggeggio, eccolo qua, che bello aggeggio che ho fatto, e quindi devo trovarlo. Una volta facevo così, ma adesso invece è importante... Esatto. È importante trovare non solo tante aziende, ma le poche aziende giuste, e quindi è importante da un lato avere l'accesso alle informazioni, quindi al database, ma dall'altra parte cercare delle soluzioni tecnologiche dove la tecnologia è abbinata al dato, proprio per automatizzare questo lavoro manuale di partire da 100.000 imprese e arrivare alle 15 che sono perfette per me. Ed è proprio questo il nostro core business, unire dei software di intelligenza artificiale che replicano quello che farebbe una persona guardando sito per sito e comprendendo con un'intelligenza umana se l'azienda è in target o meno con quello che sto cercando, e quindi questo ci permette di fatto di uscire sul mercato con un prodotto che è la possibilità di effettuare ricerche di mercato in ambito business to business, quindi con lo scopo di cercare aziende in breve tempo, risparmiando denaro e automatizzando qualsiasi tipo di processo di produzione della ricerca di mercato stessa. Certo. Quindi Ilda, io nella tua azienda, un esempio che mi parlava prima la Ilda, mi diceva: ma se io ho questa azienda di elettromedicali, hanno aperto... Esatto, sede Rovato. Sede Rovato. Che vuole distribuire prodotti dall'altra parte del mondo, come faccio a trovare i distributori? Come faccio a trovare i distributori? Posso accedere alla nostra piattaforma Matchflat, okay, e posso fare delle richieste, di fatto, interrogare la piattaforma, inserendo fondamentalmente delle parole chiave, una serie di informazioni che aiutano lo strumento a capire qual è la mia esigenza, e lo strumento mi produrrà una lista focalizzata di nominativi con cui iniziare a sviluppare una relazione di business. Ma lo faccio io dalla mia scrivania o lo fate voi questo servizio? Ma qual è la differenza? Oltre al fatto di accedere a dei dati e delle informazioni, la differenza è proprio anche quella che
oggi sul mercato acquistare o comunque effettuare una ricerca di mercato manualmente ha un tempo di 3-6 mesi. Quello che oggi MatchPlat è in grado di fare è di erogare entro la giornata lavorativa, quindi entro le 8 ore, una ricerca di mercato spesso qualitativamente superiore, anche perché poi automatizzando la lettura delle informazioni online riusciamo appunto a leggere una quantità quasi infinita di informazioni e quindi essere molto più precisi, esaustivi, oltre che estremamente più rapidi nell'arrivare alla soluzione. E oggi direi che forse più che mai la tempistica è un qualcosa di estremamente importante. Qui hai sentito Ilda, 8 ore sulla mia scrivania il giorno dopo. Risparmio tempo e ottimizzo tutto quanto. Quindi il tempo qui si tramuta veramente in denaro, da 6 mesi in 8 ore. In 8 ore ho sulla mia scrivania una decina di nominativi di distributori per i tuoi apparecchi elettromedicali a cui corrispondono un interesse alle mie... Diciamo che sono perfettamente in target con quello che io cerco e a cui posso abbinare una serie di altri servizi che poi facciamo, proprio anche di matching, e quindi la possibilità di tramutare queste liste, queste aziende target, in appuntamenti veri e propri. E quindi arrivare, di fatto, un po' come il nostro slogan, a portata di click, arrivare alla possibilità di entrare in contatto col mio mercato di riferimento e farlo in tempo estremamente rapido. E qua aggiungo anche un'altra tematica. Stiamo facendo l'esempio sul mondo commerciale, quindi distributore o clienti, ma considerate che MatchPlat può essere applicato a una varietà molto più ampia di relazioni B2B, perché partiamo dalla ricerca di fornitori, quindi tutto il mondo degli uffici acquisti fondamentalmente, tutto il mondo del project management, quindi la partnership industriale, il fatto di andare a collaborare con un'impresa che va a completare le mie competenze, la distribuzione, i clienti, così come l'analisi della concorrenza, oppure, ed è un tema abbastanza attuale, tutto il mondo del merger and acquisition, quindi la possibilità di andare a comprare o fondere aziende tra di loro, soprattutto in questo periodo dove c'è una moltitudine di imprese, ci sono una moltitudine di imprese che hanno disponibilità liquide per acquistare aziende, diciamo, industrialmente adeguate alle proprie strategie, e dall'altra parte ci sono tante aziende che magari stanno subendo un periodo di crisi e possono avere beneficio ad essere inglobate all'interno di gruppi. Quindi abbiamo visto la molteplicità dei servizi che può dare MatchPlat, quindi dal merger acquisition, cioè trovo una mia azienda, faccio marmellate, che produce marmellate anche lei, che posso entrare nel capitale e rafforzare la mia azienda. Non per questo l'Italia non può andare lei a fare queste operazioni, aziende italiane che vadano ad acquisire. Ha detto un'altra cosa molto importante, tutta la linea dei fornitori. Devo trovare al miglior prezzo, alla migliore qualità, un fornitore affidabile per la mia filiera produttiva. Sì, diciamo che quello che è successo quest'anno e che abbiamo vissuto in prima persona è che ci siamo resi conto che spesso l'Europa e anche l'America si è resa conto che se la Cina si ferma, le catene di valore delle aziende spesso si fermano, e quindi è successo fondamentalmente durante il periodo pandemico che molteplici aziende ci contattassero dicendo: noi siamo aperte, riceviamo ordini, ma non abbiamo il fornitore che ci dà una componente strategica, e quindi abbiamo bisogno in breve tempo, e non in 6 mesi ma in 8 ore appunto, di capire al posto del fornitore americano, cinese o tedesco qualcun altro vicino territorialmente a noi che ci può fornire il prodotto alternativo. E da qui poi ne nasce tutto il, diciamo, tutta la strategia anche delle aziende un po' più strutturate, che iniziano a pensare e percepire i rischi di fornitura maggiormente rispetto a come le percepivano pre-pandemia, e quindi iniziano a fare la lista dei propri fornitori e, oltre a monitorarli a livello finanziario, poi andare a capire anche le logiche di backup, e quindi le logiche che portano l'impresa a dire: io vado avanti nella mia relazione col fornitore strategico, ma salvaguardo il mio approvvigionamento proprio allo scopo di diciamo continuare. Avere un piano B, corretto. Avere un piano B, perché il mio fornitore storico potrebbe incorrere anche lui in qualche incidente di percorso, oppure e io non ho più il mio componente che mi serve per produrre questo macchinario che io vendo.
L'esempio eclatante che sappiamo non è questo il caso, però i microchip, notiamo la scarsità di microchip, di schede elettroniche in questo periodo qua, e quindi questo muove tutto il mercato. Abbiamo visto ad esempio con l'incidente, a prescindere dal che c'è stato, che la nave porta container che si è insabbiata nello stretto di Suez, cosa vuol dire proprio le consegne. 800 mega navi ferme e tutta la produzione ferma. Quindi avere un piano B non è detto solo dal punto di vista purtroppo della pandemia, ma anche da un errore umano, cosa può succedere. Quindi il piano B, l'ha detto bene prima l'amministratore delegato, è sì, fornitore, gli faccio l'aspetto finanziario, gli faccio l'aspetto valutativo, ma devo avere suo cugino. Giusto? Esatto, e questo è applicabile di fatto per la fornitura, per la distribuzione, per i clienti, per il monitoraggio dei concorrenti. Oggi il mercato è estremamente dinamico. Diciamo che negli ultimi 10 anni anche tutto il mondo manifatturiero è un mondo che si sta evolvendo parecchio anche a livello tecnologico, e quindi ne consegue tutto il mondo dell'innovazione applicata al B2B, e quindi monitorare come il mio mercato si sta evolvendo è una componente estremamente anche importante. Perché tutto quel tema della 5G che sentiamo spesso sui giornali, automazione dei processi produttivi, tutto quello che concerne anche questa parolaccia che si chiama manutenzione predittiva, tutto questo contesto sono dati. Quello che sta parlando adesso il nostro amico Andrea sono 0 e 1, 0 e 1 che lui traduce poi in opportunità di affari. Eccola qua, 0 e 1 che viene dato dall'informatica, sì o no, lui è riuscito a trovare un'analisi completa di tutti i dati. Brava. Sì, e tra l'altro citavi prima la manutenzione predittiva, no? Certo. L'industria 4.0, esatto. Possiamo dirla così. Ed è interessante soprattutto sul nostro territorio. Noi siamo presenti in tante piccole e medie imprese di Brescia, Bergamo, Milano, della Lombardia in generale, ed è molto interessante vedere queste eccellenze. Lo fermo, ho commesso un errore. Dove avete sede? Porca miseria, dove ci avete sede? Siamo nati a Brescia, la sede legale è ancora attualmente a Brescia, ma abbiamo la sede operativa principale fuori dal casello di Bergamo. Perché? Perché abbiamo bisogno, specialmente in fase di recruiting, sia di tutta la parte di vendita e di marketing, sia degli uffici tecnici, di ampliare fondamentalmente il nostro bacino di talenti su Milano, che è un importante, diciamo, pool di talenti appunto, e quindi Bergamo accontenta quindi, tutta la 4. Una via di mezzo. Sta dicendo che loro si prendono l'università di Brescia, Bergamo, e arrivano a Milano per prendersi i migliori talenti sul mercato. Questa è la sintesi della cosa. E da poco abbiamo aperto, da 2 mesi abbiamo aperto 2 filiali in UK e in Germania per presidiare commercialmente questi 2 mercati. Quindi loro se ne sono fregati della Brexit e hanno aperto esattamente nel mercato anglosassone, perché il mercato anglosassone è un ottimo portaerei per il mercato statunitense, perché penso che arriverete là. Sì, abbiamo un progetto su Cina e Stati Uniti per il 2022. Brexit per noi è un'opportunità, perché ci sono tante aziende UK che devono cambiare le proprie relazioni. Si sono trovate spaesate, esatto. Parliamoci chiaro, l'Europa, l'Inghilterra si dialogavano, adesso c'è questa dicotomia, questo taglio in cui aziende inglesi e aziende italiane non si parlano più e non hanno trovato più il matching. Il matching fondamentalmente, esatto. Il e matching. Da qui il nome Matchmaking Platform, che è l'acronimo di Matchplat, che è il nostro nome vero. Matchmaking Platform, guardate come sono bravo a ripetere le cose che dicono altri. Uno scioglilingua. Uno scioglilingua. Però adesso stiamo cercando di capire bene, anche gli imprenditori che ci stanno seguendo, anche le piccole e medie aziende possono approcciarsi. Non è un servizio esclusivo per le grandi imprese. No, assolutamente, anzi la tecnologia permette proprio di andare a in qualche modo democratizzare il servizio, cioè non renderlo solo alla portata della grande impresa che ha anche i denari da investire, ma avere anche un investimento economico più accessibile, in modo tale da renderlo appunto per tutti fondamentalmente, per tutta la piccola e media impresa. E qui si riempiono molti la bocca della piccola e media impresa, ma ricordiamo che i dati, voglio ricordarli, di Brescia, della manifattura, sono nel trimestre in crescita. I dati che vengono riportati dalla stampa nazionale e locale danno questo risveglio del territorio lombardo.
E questo risveglio vuol dire ricerca di clienti, vuol dire ricerca di fornitori, vuol dire passione futuro, ma ricerca di sviluppo, perché se c'è sviluppo, il Matchplant passa da 40 a 60 dipendenti e questo a casa mia vuol dire sviluppo del territorio, radici sul territorio e reddito per il territorio, perché tutte queste persone produrranno reddito e lo portano qua e lo teniamo qua e lo reinvestiamo qua. Ma tornerò da lui per chiedergli una cosa sui soldi, ma la Hilda continua a sollecitarmi, la nostra psicologa, la nostra dottoressa Agnese Scappini, cioè che la regia adesso ci aiuterà. L'intervento della dottoressa è sempre prezioso nella nostra trasmissione, perché ci dà degli spunti di riflessione molto importanti, perché l'aspetto, le aziende come abbiamo visto sono fatte da uomini, da persone, l'aspetto psicologico è determinante, soprattutto da, uscendo o essendoci ancora, o uscendo, io voglio dire uscendo da questo periodo, la psicologia anche in ambienti complessi come sta diventando dal punto di vista umano Matchplant può essere interessante ascoltare il messaggio. La regia ci aiuta ed ecco la dottoressa. Nel mondo del lavoro è l'ambiente, si intende lo spazio fisico, non solo, questo ne è una piccola parte. Per ambiente si intende la capacità di intessere relazioni nel proprio spazio lavorativo, perché la qualità delle relazioni che si intessono nel proprio spazio lavorativo sono determinati per la qualità del mio lavoro. E allora come fare a strutturare buone relazioni nel proprio ambiente di lavoro? Innanzitutto bisogna essere capaci di chiedere, di rispondere, di trasmettere e di condividere. Per fare tutto questo è necessario che vediamo l'altro come un nostro alleato e non come un competitor, che vediamo noi stessi come capaci e anche quindi capaci di non rispondere a volte e di non sapere, lo accettiamo e così ci predisponiamo accanto agli altri a lavorare assieme. 60 secondi di psicologia finisce qui, alla prossima occasione. Siamo sempre di queste pillole di 60 secondi che hanno brava. È bravissima a condensare in 60 secondi proprio le dinamiche che ci sono all'interno delle aziende giovani, ma che hanno dinamiche psicologiche di relazioni tra le persone, tra il team. Esatto, soprattutto in un periodo dove magari è un po' più difficile anche socializzare in azienda, le mascherine sono sicuramente un fattore. Le video call, esattamente, quindi passare e aumentare il numero di personale molto velocemente è sicuramente una sfida da tenere in considerazione. La puntata sta scorrendo velocemente, ma lo avevo interrotto, scusami. Ti avevo interrotto sull'industria 4.0. Sì, stavo raccontando l'industria 4.0 proprio parlando del nostro territorio, no? Perché siamo ricchi, ricchissimi di aziende estremamente, diciamo, delle eccellenze, possiamo dire, anche piccole, ma delle eccellenze in ambito manifatturiero. E quello che stiamo proprio osservando, parlando con i nostri clienti, è proprio lo sviluppo del mondo dei dati applicato alla produzione, quindi queste industrie, queste fabbriche ricche, piene di macchinari, di automazione, di manutenzione predittiva, e stiamo vedendo proprio questo processo di digitalizzazione che porta l'informazione e il dato anche in tutte le logiche di mercato, che sono quelle poi di cui Matchplant si occupa. E quindi questo percorso sicuramente sarà un percorso che può portare anche le nostre aziende italiane a essere competitive non solo a livello nazionale, ma a iniziare a essere competitive sul mercato europeo e speriamo anche extraeuropeo. Quindi Matchplant, l'alleato nel mio taschino, nel mio telefonino, nel mio tablet, che può essere il mio alleato per lo sviluppo, per la ripresa, per la ripartenza o per consolidare il mio mercato. Quindi l'importanza di interpretare i dati in maniera semplice, in maniera friendly, come direbbero quelli bravi, e che mi dia l'opportunità al mio settore commerciale di avere dei riferimenti. L'imprenditore deve avere dei riferimenti chiari, precisi. Possiamo dare questo come riferimento? Assolutamente sì, deve fondamentalmente può orientare la sua strategia e la sua operatività grazie al mondo dell'informazione in modo molto più chiaro. La Hilda mi ricordava una cosa importante, grazie Hilda, perché sennò
mentre dice Maurizio, guarda che stanno facendo un round di raccolta, stanno facendo un round dal punto raccolta dati. No, raccolta, questa volta vogliono raccogliere dei nuovi investitori. Siete al terzo round. Siamo al terzo round, sì. Abbiamo aperto il capitale la prima volta nel 2018 con l'entrata di un investitore privato locale. Poi abbiamo aperto una seconda aumento di capitale, una seconda raccolta nel 2019. E 2021 apriamo questo terzo round. Di quanti soldi stiamo parlando? Stiamo parlando di 3 milioni di euro e ci serviranno principalmente per di fatto sviluppare i mercati esteri e tutta la parte commerciale, terminata un'importante fase di sviluppo di prodotti. Siamo più o meno al 50% della raccolta, terminerà a luglio e quindi ci auguriamo di avere un buon risultato. Quindi per avere questo risultato contattate l'amministratore delegato che è qua, lo vedete qua in video, Andrea. Assolutamente. Una tua mail, qualcosa per un contatto privato, riservato, perché insomma sono cose delicate. andrea.gilberti@matchplat.com, quindi nome.cognome, il nome dell'azienda. Poi potete chiedergli il contatto su LinkedIn e lo troverete lì ben presente. Assolutamente. E quindi una relazione tra imprenditori, tra investitori privati, tra che hanno un'opportunità di investire i loro denari in un'azienda dinamica del territorio che dà lavoro a persone e che dà, una portata, un'altra parolaccia sto per dirla, redditività del mio capitale. Quindi è una cosa molto importante quella che ci stai dicendo e sono contento di tenere a battesimo questo terzo round di investimento per questa dinamica impresa del territorio che siamo onorati di aver avuto qua. Assolutamente. Dai, nostri, mancano una manciata di secondi alla chiusura della puntata. Vogliamo l'occasione per dare anche i nostri contatti. Certo. Potete trovarci su Facebook alla pagina Restart, oltre la crisi, il Plus Italiano. Su Instagram potete contattare il nostro consulente ed educatore finanziario Maurizio Poli. E lascio anche il nostro sito internet www.ior-solution.it. Ma prima di chiudere, un'ultima domanda, i tuoi riferimenti dell'azienda, il sito, un numero di telefono, so che un amministratore delegato non dovrebbe fare questo, dovevi farlo io, però la comunicazione che è efficace questa sera, che hai dato, trasmesso perfettamente i concetti di Matchplat, lascio la parola a te per dare i riferimenti alle imprese del territorio. Assolutamente, se scrivete Matchplat su Google o su motore di ricerca sicuramente vi esce, altrimenti www.matchplat.com, Matchplat come match, come incontro, Plat come platform, tutto attaccato. Avete una parola, un guido di battaglia, una frase dell'azienda, c'è qualche slogan vostro? Il nostro slogan è il tuo mercato B2B a portata di click, perché vogliamo aiutare tutte le imprese in ambito B2B con un semplice click a entrare in contatto col loro partner futuro. Un'altra entusiasmante puntata si conclude, saluta Hilda, saluti. Vi ringraziamo per essere stati qui con noi e vi diamo appuntamento per mercoledì prossimo alle ore 18:30. Buona serata. Buona serata, grazie.